Buongiorno, ben trovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando dell'ACA e delle polemiche che proseguono tra centrodestra e centrosinistra. La settimana scorsa avevamo ascoltato il sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani. Questa mattina sulle questioni riguardanti proprio il consorzio acquedottistico abbiamo invece ascoltato il consigliere comunale capogruppo al Comune di Pescara di Forza Italia, Marcello Antonelli. Antonelli, si continua a parlare di ACA, di un nuovo vertice per quanto riguarda il consorzio acquedottistico, c'è chi rivuole un nuovo CDA, qual è il pensiero del centrodestra? Ma il nostro pensiero è lo stesso che ci ha portato 3 anni fa a mandare a casa una classe dirigente che aveva distrutto l'ACA, è ridotta sull'orlo del fallimento e insieme all'ACA tutta una serie di comuni. Quel pensiero che ci portò all'individuazione di un amministratore unico anche per contenere i costi nella figura di uno stimatissimo professionista che ha salvato l'ACA e con essa tutta una serie di comuni. Adesso c'è quella parte politica che aveva distrutto l'ACA negli anni precedenti, cioè il Partito Democratico o almeno una buona parte del Partito Democratico, non tutto, che vuole ripristinare il CDA, evidentemente perché ha bisogno di poltrone per accontentare correnti e sottogruppi, e questo porterà inevitabilmente, ove passasse questa proposta, ma non passerà perché sono convinto che i sindaci, comunque colorati dal punto di vista politico, si opporranno a questa richiesta del sindaco di Francavilla, che francamente trova giustificazioni solo nella esigenza di creare più poltrone e aumentare i costi dell'ACA. Resta dunque positivo il vostro giudizio sul lavoro fatto dall'amministratore unico? Assolutamente sì, ma non ci inventiamo nulla, lo ha detto lo stesso Tribunale di Pescara, i conti sono sotto gli occhi di tutti, si è chiuso con un attivo il bilancio del 2015 dopo anni in cui invece i debiti erano stati accumulati ed avevano toccato anche la considerevole cifra di 100 milioni di euro, quindi cifre enormi. Quindi il nostro giudizio sull'avvocato di Baldassare è un giudizio assolutamente positivo. Rivendichiamo la bontà di quella scelta, cioè di un professionista che non è schierato politicamente e che, non rispondendo politicamente a nessuna parte, ha potuto fare un lavoro in modo oggettivo e in modo assolutamente professionale. Da Pescara ci spostiamo all'Aquila, c'è il via libera per l'approvazione del bilancio con l'aumento però della tassa sui rifiuti, sulle barricate, le opposizioni. Giorgio Alessandri. Arriva in un caldo fine agosto il via libera al bilancio del Comune dell'Aquila, che segue l'assestamento generale e la salvaguardia dello strumento economico-finanziario. Un assestamento da lacrime e sangue, con tanto di aumento della Tari, varato dalla maggioranza nei mesi scorsi, in attesa dei 16 milioni del governo, per coprire le mancate entrate e le maggiori uscite legate al post-sisma. Finanziamento che in un primo momento, per motivi burocratici e legati alla stesura dell'emendamento che il governo ha inserito nel decreto enti locali, sembrava non potesse bastare con lo spettro di un ulteriore aumento della tassa sui rifiuti. Alla fine l'ulteriore impennata di tasse non è arrivata, ma dalle opposizioni si sono levate proteste che hanno sottolineato il voto contrario di tutto il centrodestra e i movimenti civici. Come avevamo previsto, siamo arrivati a fine agosto senza un vero bilancio. Oggi probabilmente si arriverà a questa votazione di un bilancio, come hai definito tu, che scontenta tutti. Scontenta, vedo, elementi della maggioranza che addirittura minacciano di non votare questo bilancio. Avevamo già detto come opposizione che era un bilancio assolutamente assurdo, finisce tragicomicamente un percorso che è passato prima per errori fatti in Senato, poi per mancanze di programmazione qui in Comune e adesso si arriva per un assestamento dopo la diffida del prefetto. Quindi una serie di strafalcioni, questo che rappresenta l'ultimo vero bilancio che il Comune sta approntando e che sarà quello che ci porterà alla campagna elettorale dell'anno prossimo, è un bilancio che assolutamente dimentica le frazioni, dimentica i servizi, dimentica il sociale. Siamo assolutamente contrari, voteremo anche contro questo assestamento proprio per manifestare la contrarietà alla incapacità amministrativa e di programmazione di un'amministrazione che ha saputo scordare gli ultimi, è sempre più vicina ai poteri forti della città e soprattutto dimentica quelli che sono i veri problemi. Non è un'estate facile quella in corso a Pescara anche per le problematiche del mare, ma il presidente della Commissione Commercio del Comune di Pescara, Piero Giampietro, sottolinea l'importanza degli eventi che sono stati organizzati proprio dall'amministrazione comunale proprio in quest'estate e in particolare nelle ultime settimane.
Siamo nell'ultima parte di estate, un'estate che comunque a Pescara ha visto anche importanti eventi, l'ultima, la notte dello shopping, poi la notte bianca. Possiamo fare un primo bilancio? Ma sicuramente questa è stata una stagione non proprio fortunata anche da un punto di vista semplicemente del meteo, nel senso che comunque abbiamo visto che purtroppo tanti weekend sono stati molto azzoppati dal tempo non molto favorevole. Di conseguenza per il commercio pescherese, ma in generale un po' per tutto il nostro litorale abruzzese, sono state comunque stagioni migliori sicuramente. Ciononostante il Comune comunque ha cercato di mettere in campo, con le poche risorse di cui dispone, una serie di eventi che hanno comunque consentito anche nell'ultimo scorcio di stagione di riprendere alcuni passaggi. L'ultimo appunto la notte bianca del 19, che comunque pur essendo fuori un po' dal momento clou in qualche modo del commercio, sicuramente ha consentito soprattutto ai pubblici esercizi di avere buona capacità di incasso. Inutile sottolineare, Gian Pietro, che la problematica del mare di Pescara, tutti i problemi che ci sono stati, hanno comunque inciso sul movimento turistico in città e anche nell'Interland. Sicuramente sì, non è possibile appunto comunque negare questa evidenza. C'è stata anche molta cattiva informazione da parte di alcuni movimenti politici che hanno comunque fatto pensare che il mare di Pescara fosse diverso da quello degli ultimi anni. In realtà non è stato così, il mare appunto della nostra città è lo stesso degli ultimi anni, sono state messe in campo moltissime energie per pulirlo, si sta procedendo ad un intervento strutturale per i prossimi anni. Sicuramente però c'è anche da dire che probabilmente qualcuno forse deve anche chiedere scusa, perché ad esempio sulla vicenda di Ryanair, in cui veniva dato per certo che Ryanair non fosse più appunto interessato a Pescara, oggi parliamo di investimenti comunque molto consistenti, ecco, da parte di quelle forze politiche che hanno fatto del terrorismo sicuramente andrebbe forse fatta una richiesta di scusa alla città. E noi restiamo in un certo senso in argomento, perché il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi ha incontrato ieri pomeriggio a Forte dei Marmi una delegazione della CNA Balneatori che ha illustrato i temi relativi alla tutela e alla promozione delle imprese del turismo costiero. Presenti tra gli altri all'incontro Cristiano Tomei, che è presidente della CNA Italia. E Tomei ha parlato in termini positivi di questo incontro, un incontro importante, si legge nella nota della CNA, la tutela del lavoro e degli investimenti dei 30.000 balneatori italiani, prosegue la nota, ha bisogno dell'appoggio pieno del governo e delle istituzioni. L'obiettivo è arrivare in tempi brevi alla costruzione e alla messa a punto di un disegno di legge che garantisca il diritto di continuare a lavorare per le attuali imprese, per gli imprenditori balneari. E cambiamo pagina, ci spostiamo a Teramo. Entro fine mese sarà infatti realizzata in forma sperimentale una nuova rotatoria su via Po all'incrocio con via Fonte Regina. Il provvedimento rientra nell'ottica della rimodulazione della viabilità della città, che si tradurrà nella redazione del nuovo piano del traffico. Andrea Costantini. Una nuova rotatoria farà la sua comparsa a Teramo in uno snodo particolarmente importante su via Po, all'incrocio con via Fonte Regina e nei pressi dell'intersezione con via Flaiani. Nei giorni scorsi il sindaco Maurizio Brucchi, dirigenti comunali e gli assessori ai lavori pubblici Fracassa e al traffico Cozzi hanno effettuato un sopralluogo sul tratto di strada dove sarà collocato il nuovo rondò. Come spiegato dal primo cittadino, in questa settimana il progetto, per il quale sono state individuate le risorse, sarà portato in giunta ed entro la fine del mese la nuova struttura del traffico prenderà vita in forma provvisoria e sperimentale. I giorni successivi saranno utili a capire in che modo il provvedimento avrà impatto sulla viabilità di una delle principali arterie della città. I semafori per questo non saranno subito rimossi, ma solo spenti. Rotatoria che diventerà definitiva una volta che saranno constatati gli effettivi benefici dell'opera. Un po' come sta già accadendo per le rotatorie all'altezza del bar Promenade e di quella all'incrocio tra Ponte San Gabriele e Circonvallazione Ragusa. Lo stesso sindaco Brucchi ha ribadito che i tanti pedoni che usufruiscono del tratto di strada di via Fonte Regina e via Flaiani, anche con la rotatoria, potranno muoversi in sicurezza nei percorsi pedonalizzati protetti. Con la realizzazione di questa rotatoria, due saranno i semafori rimasti attivi, all'incrocio tra via Crispi e via Roma e in via Riccitelli. Le nuove rotatorie si inseriscono nell'ottica di una più completa rimodulazione della viabilità teramana, su cui l'amministrazione sarà al lavoro nei prossimi mesi, lavoro che si completerà portando in Consiglio Comunale il nuovo piano urbano del traffico. Lo strumento però dovrà integrarsi con il piano della mobilità sostenibile, che prevede a sua volta la realizzazione, tra le altre cose, di piste ciclabili su via Po, via Le Crispi e Ponte San Francesco.
Andiamo avanti con il nostro giornale. Celebrato questa mattina il primo matrimonio gay in Abruzzo. A presentare la richiesta di unione civile dopo l'entrata in vigore della legge Cirinnà sono state Elena Cornacchia e Margherita Montefalcone, che oggi si sono ritrovate nella sala consiliare del comune di Spoltore. Ad officiare le nozze è stato l'ex deputato e consigliere regionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. Cambiamo ancora pagina, iniziativa in centro storico all'Aquila con gli chef che si sfideranno a colpi di zafferano. Daniela Rosone. Lo zafferano dell'Aquila torna nella sua città, è l'evento che domani animerà il cortile K Cappelli nel centro storico aquilano. Uno dei cortili più belli del territorio si apre ad una sfida tra chef con una giuria d'eccezione. Gli chef proporranno al pubblico piatti con lo zafferano al centro. Uno scrittore e quattro chef tra immagini, narrazioni e degustazioni, un evento che arriva dopo la sottoscrizione di un patto per il territorio che mira, come spiega l'associazione Le Vie dello Zafferano, a creare possibilità di sviluppo nell'area della DOP Zafferano dell'Aquila. L'evento si chiama Lo Zafferano dell'Aquila DOP torna nella sua città ed è un evento, è un'occasione che fa ritornare il territorio all'interno delle mura cittadine della città dell'Aquila, con un evento che comincerà alle 17.30 di domani, il cortile K Cappelli, Corso Vittorio Emanuele. Ci sarà una specie di sfida tra chef del territorio che presenteranno un piatto allo zafferano con una giuria di rilievo e poi seguirà tutta la serata durante la quale i produttori zafferano accoglieranno il pubblico della Perdonanza. Parteciperanno alla sfida Gianluca Carrozzi di Villa Dragonetti, Eugenio Masci del ristorante Paneolio, Alessandro D'Andrea dell'agriturismo Centura a San Pio delle Camere, Stefano Mazzetta dell'osteria Due Ladroni di San Vittorino, con lo scrittore Vincenzo Battista che li accompagnerà con una narrazione speciale. In giuria lo chef Stella Michelin William Zonfa. Ma come ho detto a Nicola, mi aveva chiesto semplicemente di cosa volevamo organizzare e cosa fare, insomma, per riuscire a dare, insomma, per fare squadra, per radunarci, per valorizzare, per raccontare. Ma ci è venuto in mente, insomma, di organizzare questa sfida dove io sarò in giuria e leggeremo un vincitore, insomma, ci sono 4-5 chef che raccontano il territorio tramite piatti e in questo caso tutti i piatti a base di zafferano. Niente, è un motivo per stare di nuovo insieme, raccontarsi, per raccontare il territorio, quindi dicevo sono in giuria, non so, mi sembra ci sia anche il sindaco se parteciperà, non lo so. Niente, è un motivo per stare tutti insieme, per raccontare il territorio e per parlare ancora di un grande prodotto che è lo zafferano. Campli e Pietracamerera per 10 giorni diventano i borghi della musica. Prende infatti oggi il via la rassegna concertistica nei due centri teramani, che sarà accompagnata da una importante masterclass. Da oggi al 2 settembre i comuni di Campli e Pietracamela si trasformeranno in borghi della musica. 10 giorni con altrettanti spettacoli e concerti musicali di alto profilo allieteranno le serate agostane dei due centri teramani. L'evento, patrocinato dal Senato della Repubblica e voluto dall'Associazione Kimbala e dalle rispettive amministrazioni comunali, prevede parallelamente lo sviluppo del progetto IMC Masterclass, tra le più importanti a livello europeo, con oltre 150 musicisti accorsi da tutto il mondo per perfezionare le loro tecniche. Sì, è un progetto molto ampio, appunto, che parte dalla Masterclass, progetto IMC, per arrivare a produrre spettacoli serali. I ragazzi sono tantissimi, stanno già lavorando mentre noi parliamo, abbiamo già i solisti per i due concerti con la Sinfonica del 27 e del 28 rispettivamente a Campri e a Pietracamera. Per quanto riguarda la Masterclass è un momento particolarmente qualificante. Sì, perché è veramente un corso di alto perfezionamento. Io che ne ho fatti, oramai a una certa età, però quando avevo 20 anni ne ho fatti tanti, anche all'estero, so quanto formano questi corsi e il ragazzo, il musicista, si rende conto se la strada è quella giusta o no. Quindi noi in questo momento andiamo ad impegnare le nostre forze, anche le nostre economie, quelle stesse economie che ci sono state giustamente riconosciute l'anno scorso in un momento di difficoltà, per lo sviluppo culturale dell'intero Abruzzo, e su questo non ci tireremo mai indietro da questo punto di vista.
Primi appuntamenti concertistici oggi al Belvedere di Pietracamela e domani al Comune di Campli. Abbiamo colto al volo l'occasione di poter avere da noi l'eccellenza culturale dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese, in modo che creare un'attrattiva culturale nel nostro borgo che soffre ancora dei danni del terremoto e da poter ridare vita a un tessuto sociale che già è stato danneggiato negli ultimi anni. Sono presenti a Campli maestri più importanti, più noti nel mondo e allievi provenienti da tutte le parti del mondo, Libano, Stati Uniti, in questi giorni vedere per Campli insomma, questi ragazzi che passeggiano con i trolley, gli strumenti musicali e sentire queste note che risuonano nel nostro centro storico è per noi un motivo di grande orgoglio, quindi attendiamo tutti coloro che amano la cultura, che amano la musica a Campli. E noi torniamo a Pescara perché ha retto bene l'impatto con il ritorno della formazione bianca-azzurra in Serie A, lo stadio Adriatico. Ieri sera oltre 18.000 spettatori per la prima casalinga dei biancazzurri dopo 4 anni in Serie A. È apparso in condizioni sicuramente migliori il campo di gioco, tutto che anche sul fronte dell'ordine pubblico, grazie ad un ottimo servizio d'ordine predisposto da Questura e Prefettura. Ascoltiamo a tal proposito il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio. Pescara ha risposto benissimo a questa prima gara di campionato di Serie A, ha risposto bene lo stadio Adriatico, non ci sono stati problemi di ordine pubblico, è andato tutto bene. Direi proprio di sì, insomma lasciatemelo dire, la prima risposta positiva viene proprio dalla squadra e poi viene da tutto il sistema, da tutto l'apparato di sicurezza che la Questura ha messo in piedi, ma anche quello che è stato l'apporto da parte della città e delle forze della Polizia Municipale e della manutenzione del Comune di Pescara. Non voglio sottovalutare l'apporto di nessuno, ma ci tengo a mettere in evidenza tutto ciò che è stato fatto perché tutto potesse procedere nel migliore dei modi possibili. Con la Questura ci siamo sentiti in continuazione, sempre in questa settimana, proprio per cercare di rendere al meglio la visita anche degli ospiti napoletani. E lo abbiamo fatto con intelligenza, sapendo che sarebbero arrivati in tanti con le macchine. La Polizia Municipale e la Questura hanno gestito in maniera encomiabile e voglio dire che a 5:30 eravamo tutti a casa con le strade completamente riaperte. La vigilia c'era qualche timore per le condizioni del terreno di gioco, nella partita di Coppa Italia con il Frosinone era apparso non al top, ieri invece si è visto un campo, un terreno di gioco in condizioni sicuramente migliori. Un rifacimento del campo di calcio che si è reso necessario anche per volontà della federazione, che è un campo giovane da poco realizzato completamente in erba viva e quindi c'è bisogno anche di un suo attecchimento particolare. Avrete notato anche che tra il primo e il secondo tempo su un lato c'è stato un innaffiamento del campo proprio per fare in modo che la sabbia penetrasse ancora con maggiore forza all'interno della struttura del manto erboso, ma il campo ha retto benissimo e credo che reggerà anche per il proseguo della stagione, soprattutto con i risultati del Fino Pescara. E questo servizio ci introduce ovviamente alla pagina sportiva. Ieri ha preso il via, come avete potuto ascoltare anche dalle parole del vice sindaco di Pescara, il massimo campionato di calcio con i biancazzurri che hanno sfiorato l'impresa allo stadio Adriatico con il Napoli, vice campione d'Italia. 2-2 il finale, ma vediamo grazie alla schermata i risultati della prima giornata del campionato di Serie A. Roma batte Udinese 4-0, Juventus Fiorentina 2-1, Milan Torino 3-2, a Bergamo Lazio Atalanta 4-3, Bologna Crotone 1-0, Chievo Verona Inter 2-0, ad Empoli Sampdoria Empoli 1-0, Genoa Cagliari 3-1, Palermo Sassuolo 0-1 e come detto Pescara Napoli 2-2. La classifica ovviamente è fin troppo semplice, con 3 punti per le squadre vincitrici, 1 punto per le squadre che hanno pareggiato, in questo caso solo Pescara e Napoli, 0 punti per le formazioni perdenti, e noi andiamo a rivivere insieme le emozioni di Pescara Napoli nel servizio che segue. Stecca il Napoli all'esordio allo stadio Adriatico di fronte ad un Pescara che alla fine può anche recriminare per 2 punti persi. Il doppio vantaggio con cui gli abruzzesi hanno chiuso il primo tempo non è bastato per portare a casa un successo che sarebbe stato clamoroso ma per nulla immeritato per quello che si era visto in campo nella prima ora di gioco. Per la squadra di Maurizio Sarri, orfana di Higuain, un avvio non esaltante con Mertens che nella ripresa evita una clamorosa sconfitta. Si comincia dinanzi a spalti quasi gremiti, qualche vuoto solo nella curva ospite, in campo
campo il Pescara, lo stesso della gara con il Frosinone, con Caprari unica punta di ruolo e Coda Gomber al centro della difesa. Gli azzurri giocano come previsto con Gabbiadini punta centrale e Milik in panchina. Sul fronte offensivo c'è anche Lorenzo Insigne, ex biancazzurro, proprio come Sarri. L'avvio è come da copione di marca partenopea. I ragazzi di Massimo Oddo prendono coraggio e così al nono Benalì sul filo del fuorigioco riceve palla da Verre, davanti a Reina non sbaglia mettendo il pallone in rete per il meritato vantaggio. I padroni di casa non mollano e qualche istante dopo è Biraghi a chiamare ad una parata strepitosa l'estremo campano. Sarri si dispera dalla panchina con i suoi ragazzi che si scuotono e che all'11° si rendono nuovamente pericolosi con Calleion che sfiora il pari. I campani, che non si aspettavano questo avvio degli abruzzesi, barcollano. Amsic cerca di prendere per mano la squadra ma i reparti appaiono scollati. I partenopei fanno poco e si rivedono però al 24° con un tiro di poco alto di Valdifiori dai 30 metri, ma il Pescara, disegnato dal tecnico biancazzurro, è più che mai cinico e così al 35° arriva il raddoppio con Zampano che si invola sulla destra e mette a centro area per Caprari che fa 2-0 facendo esplodere la gioia dei quasi 20.000 tifosi presenti sugli spalti. La ripresa si apre con il Napoli all'assalto e con Sarri che manda all'8° in campo Milik e Mertens per Gabbiadini ed Insigne. Cambia così l'attacco e così cambia anche il punteggio che vede segnare al 15° proprio Mertens il gol del 2-1. Passano pochi minuti, al 18° Mertens approfitta di una bambola di Coda segnando il gol del 2-2. Il Napoli continua a premere ma non concretizza le azioni. Il finale di gara vede così il copione già scritto con gli ultimi attacchi degli ospiti ed il Pescara a difendere il meritato 2-2. Queste le immagini del match tra Pescara e Napoli. Nel servizio non c'era l'episodio incriminato che tanto ha fatto discutere, il rigore prima assegnato e poi revocato dall'arbitro Giacomelli di Trieste, perché precedentemente c'era stato un fallo sul portiere Bizzarri, fallo rilevato dall'addizionale Rocchi di Firenze. Noi andiamo ora negli spogliatoi ad ascoltare le impressioni del presidente del Pescara Daniele Sebastiani e del tecnico Massimo. Soddisfatto direi di questa partita, un grande Pescara per 60 minuti? Assolutamente soddisfatto, come non essere soddisfatto di una prova così importante da parte di questi ragazzi che hanno fatto veramente una grandissima partita al cospetto di una grandissima squadra. Prima della partita avevo detto al mister che mi giocavo il 3-0 per noi, quindi avevo sbagliato di poco perché potevamo farlo il 3-0 già nel primo tempo, però al di là delle battute o delle cose, delle sensazioni personali, una partita così penso che sia da incorniciare perché è fatta da un gruppo di ragazzotti che, al cospetto di una squadra che è arrivata seconda in campionato, che si giocherà la Champions, facendo veramente i 60 minuti, anche 65, ad altissimi livelli. Simone Pepe è un nuovo giocatore del Pescara, quindi è venuto a Pescara oggi pomeriggio, abbiamo fatto il contratto, domani farà le visite che saranno una formalità e poi si aggregherà alla squadra. La situazione centravanti, oggi è arrivato anche Buyback da Parigi, quindi diciamo che siamo già a buon punto, perché poi noi parliamo sempre di quelli che mancano, ma a vedere una squadra così, poi dobbiamo pure capire dove li facciamo giocare quelli che arrivano, perché ne giocano in 11 e abbiamo anche qualche giocatore fuori ancora, e quindi abbiamo Muric che è arrivato, che in questa settimana verrà tesserato. Abbiamo già tanti giocatori, dobbiamo fare quelli che servono, non per portare numero. Grassi ne ha parlato con Napoli oggi? Ma Grassi ne ho parlato già qualche giorno fa, su Grassi ci sono tante attenzioni di squadre anche più importanti del Pescara, il giocatore poi deciderà dove andare. Vedete, lo spot di questa sera serve anche a questo, no? Una partita così come questa, se oggi avessimo fatto una partita prendendo 5 gol dal Napoli, probabilmente anche i giocatori che devono venire a Pescara ci pensano 4 volte. Invece vedere una squadra così che gioca molto bene, che ha giocato ad armi pari con il Napoli, probabilmente fa venire l'acquolina in bocca anche a chi deve venirci a Pescara. Dico sempre che a prescindere non firmo mai per un pareggio, perché il calcio è uno sport, nello sport non si va in campo per pareggiare o per perdere, si va per vincere, quindi una squadra deve fare di tutto per fare il massimo e per poter raggiungere una vittoria, poi a volte ci si riesce, a volte no. Oggi ci abbiamo provato, l'abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, mettendo in grande difficoltà il Napoli, giocando con coraggio,
quella che è sempre stata la nostra prerogativa. Poi nel secondo tempo, la prima cosa che ho detto ai ragazzi fra il primo e il secondo tempo è non tiriamoci indietro, continuiamo a fare la partita, però poi ahimè ci sono anche le altre squadre davanti, oggi l'altra squadra era il Napoli, non potevamo avere una condizione del 100% ovviamente, perché siamo inizio campionato, la gamba è venuta un po' meno, la tensione nervosa di tanti dei miei ragazzi era comprensibile, molti all'esordio in Serie A, quindi un grande spreco di energie e la qualità del Napoli ha fatto sì che ci siamo abbassati, ma è inevitabile, ci mancherebbe. Saremmo stati dei fenomeni per fare 90 minuti così, però ci tengo a dire che ci siamo abbassati sì, ma ci siamo difesi con grandissimo ordine, lo abbiamo fatto molto molto bene, abbiamo sbagliato nel primo gol dove c'è stato un errore, poca aggressività, mentre nel secondo è un errore che ci sta nel calcio, un liscio è venuto fuori, quello è il rammarico, però per il resto ricordo un'altra parata di Bizzarri, ma abbiamo contenuto molto bene una squadra che è molto forte. Torneremo a parlare di Pescara questa sera alle 21 nella nuova serie di trasmissioni condotte da Enrico Rocchi, Replay, primo numero della nuova stagione, per affrontare proprio in maniera dettagliata il capitolo Pescara. Ora con Jacopo Forcella andiamo invece a vedere il servizio relativo alla gara amichevole giocata sabato sera al Bonolis di Teramo fra Teramo e Perugia, 2-1 il finale per la formazione Umbra. Finisce con una sconfitta di misura condita dal giallo del probabile fuorigioco finale il precampionato del Teramo all'ultima uscita col Perugia prima dell'esordio di sabato prossimo al Saleri di Lumezzane. Ma i meccanismi della squadra di Zauli, specie nel primo tempo con una formazione che assomiglia tantissimo a quella titolare, sembrano già un patrimonio sul quale investire nel duro torneo che attende i biancorossi. Con Amadio ormai ai margini del progetto e con la valigia pronta in direzione Latina, il ruolo del metronomo passa nelle mani di Davide Peterman. Ilari, dopo una preparazione a singhiozzo, torna dal primo minuto e lascia un'ottima impressione, mentre l'attacco veloce Sansovini Petrella, ispirati da Carraro, mette in grosse ambasce la retroguardia umbra. Ma al di là della sicurezza rappresentata dalla cerniera centrale di difesa, Caidi Speranza, sono gli esterni la migliore sorpresa di questo inizio di stagione. Scipioni sembra tornato sui livelli di 2 anni fa, Dorazio ha una marcia in più rispetto a tutti, chiude, riparte, si propone e per la seconda volta nella pre-season segna. Lo fa al 21esimo, raccogliendo la corta respinta di Ele Zai sul piazzato di Peterman. Primo tempo col brivido finale, perché Mancini tocca duro Petrella e il folletto di Pratola è costretto a lasciare il campo claudicante. Nella ripresa entra Croce al suo posto, la punta si fa vedere e Sansovini è quasi sempre presente nelle azioni pericolose. Ma il Perugia sale di tono e si vede, specie con Zebli che prende in mano la mediana prendendo le misure a Peterman, che al 61esimo di fatto gli regala, evitando a tutti i costi il rinvio, il pallone dell'1-1. La squadra di Bucchi è diversa dalla prima frazione, il Teramo cambia radicalmente l'11 iniziale, anche se uno dei neo entrati, Placido, costringe al 69esimo imparato al fallo da rigore. Dal dischetto però Elizai ipnotizza il destro di Carraro, col risultato che rimane invariato nonostante le squadre inizino a sentire la stanchezza e le occasioni non manchino per portare a casa l'amichevole. Ci provano Didiba e Dorazio a ridosso della mezz'ora di frazione, mentre Di Carmine, lasciato spesso isolato, chiama in causa Rossi prima del rush finale che vede Fratangelo seminare il panico nella retroguardia umbra e con Croce che pecca in sicurezza e manda alle ortiche l'occasione del successo, che invece non si lascia scappare al 90esimo proprio Di Carmine, col Teramo che protesta forse per una posizione di fuorigioco non rilevata. Conta poco, quasi nulla per entrambi. I biancorossi di Zauli chiudono il precampionato con uno stop che però lascia in dote la sensazione palpabile che la strada intrapresa sia proprio quella giusta. Penso che abbiamo fatto una buona partita, con una buona intensità, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco. È stata una partita dove l'aspetto principale era quello di curare bene il possesso palla, di curare già un pizzico di aggressività che ci servirà per forza in campionato. Sono rammaricato perché comunque queste partite servono anche per cominciare a cercare di ottenere il risultato, quindi quando non arriva anche in questa maniera comunque dà fastidio, pur che sia un'amichevole.
A posto, abbiamo finito il nostro periodo di preparazione, mi auguro che da lunedì anche l'infortunio di Petrella possa essere lieve e ricominciare tutti da lunedì per cominciare questa avventura nella partita di Lumezzane. E parliamo invece dell'Aquila, siamo alla Serie D, vittoria dei rossoblù a Monterosi per 5-4 dopo i calci di rigore, avvio di stagione positivo per la squadra di Morgia. Giorgio Alessandri. Buona la prima per l'Aquila Calcio che nel preliminare di Coppa Italia batte a rigore il Monterosi che affronterà in casa nella prima giornata di campionato. 4-5 il finale e tanto da lavorare, ma buoni spunti per mister Morgia che ha schierato una squadra di giovani con Pepe squalificato in difesa e Bomber Ganci e Giorgio Lavista a centrocampo entrati solo nel secondo tempo e che comunque hanno messo in luce l'esperienza giusta per affrontare questo campionato. Il tecnico è stato chiaro, manca ancora qualcosa e in settimana si aggregheranno altri giocatori per completare la rosa. Bene, non eccessivamente dobbiamo suonare le campane, però è una squadra molto giovane, in via d'allestimento per quello che abbiamo fatto fino a questo momento. La cosa più importante è proprio lo spirito che ci mettono, la grande voglia di correre insieme, di aiutarsi, di fare gruppo. Su questo ci siamo, sul piano del gioco. Certamente dobbiamo essere più produttivi, dobbiamo creare molte più azioni, però con il tempo faremo tutto. Sì, penso, lo sanno tutti, l'abbiamo detto, mancano giocatori però un paio, ma non dobbiamo aver fretta di prenderli tanto per riempire delle caselle che attualmente sono vuote. Dobbiamo rafforzare una squadra che secondo me ha le potenzialità per fare benissimo e quindi non dobbiamo sbagliare niente, quindi sia sul piano strettamente tecnico e fisico ma soprattutto su quello caratteriale, quindi abbiamo bisogno di persone vere, di uomini che sanno essere d'aiuto ai tanti ragazzi che dobbiamo schierare e non prendere giocatori tanto per venire all'Aquila a svernare. Ma rimane aperta la questione dello stadio di Acquasanta. Senza lo stadio, il progetto tecnico di mister e staff non può andare avanti. La consegna breve diventa quindi un paletto insuperabile. Dal comune rassicurano e in settimana ci saranno novità, ma si lavora per darlo all'Aquila Calcio a metà settembre. Ho sempre detto che quello sono venuto anche soprattutto per quello, quindi spero che sia il prima possibile, perché altrimenti tutto sarebbe da rivedere, anche la mia posizione, perché l'ho sempre detto, lo ripeto, anche perché la squadra è una squadra molto tecnica, fatta per quel campo là e non certamente per un campo dove magari siamo costretti a dividerlo con il rugby. Ed è tutto per la prima edizione del TG6, vi ricordo le altre due edizioni alle 19 e alle 23. Grazie e buon proseguimento di giornata.